Io per la verità quando sono andato 3 giorni fa al nord, c'è stato il primo temporale, sono stato un'ora bloccato in aereo perché si è allagato l'aeroporto di Bergamo. Il tema non è di Napoli, il tema è nazionale. Questo è un paese che non investe più nella prevenzione, nel dissesto idrogeologico, nel mettere in condizioni gli enti locali di poter avere fognatori, di poter avere le risorse per prevenire tutto ciò che si dovrebbe prevenire. Quindi la sua domanda è giusta e che io ho rivolto anche ieri mattina insieme a tutti i miei colleghi sindaci come ANCI al governo che sta per varare la manovra finanziaria e di bilancio. Vediamo se questa volta ci sarà finalmente un'attenzione per gli enti locali. L'estate ha distrutto quello che di bello ha il nostro paese. Le montagne, i boschi, con azioni criminali, ma anche perché non ci sono gli investimenti a sufficienza per prevenire e mettere in sicurezza i nostri beni comuni. Quindi è inutile ripetere ogni anno la litania, perché dopo gli incendi si sa perfettamente quello che può accadere sul Vesuvio, sul Faito, sugli Astroni e negli altri posti. Il Paese decida nella prossima manovra finanziaria e di bilancio di non pensare solamente a salvare le banche venete o a comprare qualche cacciabombardiere, ma a dare qualche risorsa in più per gli interessi dei cittadini, che sono le cose semplici, le caditoie, le bughe, le montagne, i fiumi, ma soprattutto la sicurezza, che è il tema principale che investe i territori, i cittadini e i sindaci. Prima domanda, che cosa ci può dire? Che facciamo? Oggi parliamo di tutto. Via Marina, stiamo andando avanti, fra qualche giorno finalmente sarà finita.